Abbiamo pensato di venire a Palermo con un progetto che rievocasse il Grand Tour, un progetto di residenza pensato per 9 partecipanti e tutti si sono mossi approfondendo due temi: arte, giardini e migrazione. L'arte è chiaramente il legante che unisce due tematiche che sono estremamente ampie e di grande attualità, oltretutto si legano anche a quello che è stato il tema dato da Manifesta, che è il giardino planetario. Gli artisti che hanno partecipato hanno praticamente realizzato nei 10 giorni di residenza il loro diario di viaggio, un diario di viaggio che si è poi spalmato, diciamo, questi fogli sono andati sui muri e hanno espresso le diverse personalità di ognuno. Le parole ti servono per poter scorrere sui muri, perché è come se tutte le volte avessi bisogno comunque di come di una stampella, perché le emozioni sono forti, di continuo ti percuotono, per cui per non cadere usi le parole. Le ho raccolte su questa carta comprata, su questa carta alimentare comprata all'inizio del quartiere della Vucceria. I disegni sono dei frottage del pavimento che ho calpestato di questa piazza. Parlava di Grand Tour, di migrazione di semi, di piante, di coesistenze tra diversità, eccetera. Mi è venuto in mente di parlare di un ipotetico viaggio che il gambo di un pomodoro fa per diventare stella. Quindi è come se comunque c'è la forma del gambo del pomodoro coincide perfettamente con una stella a 5 punte. E quindi mi fa pensare alle relazioni che ci sono tra alto e basso e che, pur essendo dei mondi completamente distanti, quello che c'è su in qualche modo lo ritrovi giù e viceversa. Ho utilizzato la tela di Palermo, che è diventata quasi anche quella un cielo. Quello che ho voluto fare è cercare di uno studio per natura morta come genere di composizione, come genere, parlo di fotografia, come osservazione di cose che si spostano. La natura morta non è morta perché le cose si spostano, noi possiamo documentare delle condizioni temporanee e possiamo attendere gli oggetti di fronte a noi diciamo, trovano altre composizioni o comunque posizioni. Documentiamo ciò che ci succede, questo mi interessa molto. Poi si concretizza per questa navicare, queste invece immagini dei corpi che galleggiano, la presenza di terra che si avvicina, queste sono impronte. Sono praticamente dei lavori a penna, esclusivamente a penna, ispirati dal fatto di essere arrivato qua a Palermo e di averne fatto una versione, visto che la città è già abbastanza visionaria e visto che il lavoro, quando io lavoro a penna sotto lo pseudonimo di Bruno Pontecorvo, in questo caso diventa un'ulteriore bizzarria del disegno a penna, cioè di quello che potrebbe essere già bizzarro, ossia una Palermo ancora più bizzarra.
andando un po' alla deriva, come si suol dire, mi sono divertita nella città e ho deciso di realizzare un po' una Wunderkammer. L'idea primordiale è veramente di portare avanti un progetto che lega terra, cielo e mare, che appartiene un po' a quest'ultimo periodo lavorativo, soprattutto in questo caso attraverso il simbolo della conchiglia. Conchiglia come ascolto, come ascolto del mare, come legame col mare, con la terra. Queste conchiglie qua le ho acquistate proprio qua al mercatino della Marina. E ho deciso di aprire un po' questo diario, di renderlo aperto, per cui non un diario chiuso con delle pagine, ma aperto, dove tutto quello che in questo momento fa parte di questa mia raccolta possa essere visionabile. Allora, nel progetto di questa residenza c'è un lavoro incentrato sul rapporto che c'è fra la modularità delle piante e la struttura geometrica di questa figura teorizzata da Sierpinski. In realtà è un quadrato che si ripete, che si divide su se stesso sempre per 9 parti, creando altri quadrati simili. E quindi c'è il modulo di questo ago di pino che diventa il modulo per costruire la struttura matematica teorizzata da Sierpinski. Allora, quello che vediamo non è altro che una mappatura delle etichette che troviamo nell'Orto Botanico di Napoli, in questo caso, perché nell'etichetta possiamo vedere e leggere il nome scientifico della pianta, la varietà, la razza e soprattutto il suo luogo di origine o di provenienza.